Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del gemelli. Andiamo a vedere come sarà questo luglio 2022, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono i potenziali in essere per noi a disposizione per manifestare quotidianamente il capolavoro della nostra vita, il nostro massimo successo auspicabile. Per le ragazze nuove, questo è un canale improntato al risveglio del padre, dell'io sono e quindi alla legge. Quindi invito tutte le ragazze nuove o anche le nostre veterane a riguardare in questo mese i miei video sulla playlist L'arte del vivere e la playlist Risvegliare la coscienza, perché sono proprio degli studi funzionali a mettere in pratica quello che noi andiamo a dire poi con i tarocchi, ok? Quindi assunzioni, affermazioni, il verbo che crea, la consapevolezza che è l'arma per ogni oscurità. L'arma per ripulire quelle zone d'ombra di noi stessi e manifestare il nostro massimo successo. Quindi andiamo a vedere quali sono i nostri potenziali a disposizione e come adempiere a tale scopo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi, nel segno del gemelli. Per le ragazze nuove, la playlist la trovate proprio sopra al canale, dove c'è scritto la Taromantique, trovate playlist e andate su playlist, Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere. Poi, sempre per le ragazze nuove, invito a studiare anche i libri che vi ho messo nella sezione community. Scorrete sotto e c'è un post dove ci sono tutti i libri funzionali al risveglio della vostra coscienza, ok? Messi in ordine, secondo il mio personalissimo parere, di apprendimento, per chi è proprio nuova alle leggi e alla legge spirituale. Ma lasciatevi ispirare da quali libri vi ispirano appunto di più. Vediamo da dove partiamo. Con l'energia che gravita su di voi, quello che abbiamo acquisito, cosa andiamo a proiettare all'esterno in questo mese, circostanze, persone, lavoro e perché? Andiamo a vedere. Ci mettiamo la porta che si apre per noi in questo mese. Ci mettiamo l'angelo che guida la nostra evoluzione in questo mese affinché ne andiamo a integrare i dettami e che già gravita su di noi per il lavoro che abbiamo fatto. Ogni angelo corrisponde a un'attitudine archetipica da integrare a seconda del nostro potenziale. Allora, tu stai riprendendo? Sì, andiamo a vedere con che energia vibriamo. Un aiuto, ragazzi miei, riceverete un aiuto in questo mese. Riceverete un aiuto laddove ne avevate bisogno, oppure darete un aiuto che vi porta a voi rispettivamente un aiuto in qualche circostanza. Andiamo a vedere. Caos e contrasto, riceverete un aiuto per quanto riguarda delle circostanze esterne dove si sta sgretolando il vostro vecchio sé, la vostra vecchia realtà 3D, i vostri vecchi costrutti per aver immaginato in me mago agere, lasciato agire il mago che in voi è sempre creatore e che ha creato realtà di insuccesso. Si stanno creando le realtà di successo conformi ai vostri nuovi assunti. Di conseguenza fuori vedete sgretolarsi delle realtà che vi daranno l'aiuto a continuare a persistere, a perseverare nel vostro io sono perché avrete successo. Wow! È già 34-33, piena sincronia. Ok. Sia nel lavoro sia negli affetti, ragazze mie. Vediamo qua perché. Sì. Allora, la tribù. Allora, che cos'è questa carta? Allora io vi dico una cosa, ragazzi miei, questa carta ha già agito su di voi, su interno ed esterno. La tribù ci dice di circostanze, persone, situazioni che vi hanno permesso di esplorare voi stesse in modo nuovo. Anche le circostanze della vita che vi hanno portato, grazie al lavoro su di voi, a confrontarvi con circostanze e persone nuove, diverse, oppure con persone che hanno confermato i vostri assunti fino a questo momento. Questo vi ha portato ad avere la consapevolezza tale che la legge funziona in modo dirompente.
molte di voi si sono anche, hanno anche cambiato stile di vita, perché iniziando un lavoro su voi stessa avete proprio cambiato lo stile di vita e anche frequentato nuove compagnie fino a questo momento. E in questo mese vi troverete anche a confrontarvi proprio con nuove compagnie o con nuove persone che sono la richiesta alle vostre domande, che sono persone nuove, circostanze nuove, che vanno a parlarvi del vostro nuovo rinnovato sé. Ok? Persone che non avreste mai immaginato con cui confrontarvi, anche nell'ambito lavorativo o amicizie nuove che magari denigravate prima, per alcune dico che denigravate prima, che non vedevate al vostro livello, che vedevate in modo diverso da voi, fatto sta diverso da voi. Bene, vi siete già confrontati per molti di voi con queste situazioni che vi hanno aperto al nuovo. In questo mese potete continuare a fare questa cosa, vi potete trovare in circostanze che continuano su questa onda qui. Fatto sta che questo che avete completato e compiuto, nuove amicizie, nuove situazioni, vi daranno la possibilità di ricevere adesso l'aiuto. Anche persone nuove che vi daranno degli aiuti che vanno a sostenere lo sgretolamento del vostro vecchio sé. Adattatela, ragazzi miei, questo è un video da riguardare durante il mese proprio per andare a suggellare quello che stiamo dicendo. Ora, laddove voi ricevete un aiuto, ok? Ricevete un aiuto anche a livello di intuizione, situazioni, ricevete proprio questo aiuto che vi porta ad andare sul vostro cavallo di battaglia. Qua c'è un orso, sul vostro orso di battaglia. Vabbè, e quindi ricevete questo aiuto perché all'esterno di voi voi dovete andare ad agire e agirete con questo aiuto che ricevete per continuare ad andare a sgretolare la vecchia realtà, cioè accompagnerete il vostro vecchio sé, la 3D, nel fare pulizia, nello spazzarlo via. Ok? Allora, ragazze mie, qua nel lavoro, per esempio, voi dovete applicare questo tipo di concetto, va bene? E anche qui la nostra frase, la ribadiamo per le ragazze nuove, è quella di questo mese: una gioia meravigliosa sta avvenendo a me ora e questa gioia rimane per sempre. Poi, il senso di questa stesa è proprio quello di dirvi che dovete rincarare la dose laddove vedete che si sta sgretolando il vostro vecchio sé, rispettivamente a circostanze che si stanno piano piano sgretolando, che non fanno più parte di voi. Rincarate la dose lì, ok? Perché vedendo le circostanze esterne in questo modo, voi ricevete gli aiuti che vi servono a livello emotivo per continuare il lavoro di pulizia. Ora, atteggiamenti diversi rispetto al passato, continuate ad affermare quegli atteggiamenti diversi. Io sono la migliore in assoluto, io sono la versione migliore di me stessa, io sono meravigliosa, io sono amata, rispettata e ammirata da tutti, tutti mi vogliono sposare, io sono geniale, io sono creativa, io sono il top del top. Ok? Ora, quindi nel lavoro si stanno sgretolando delle situazioni, potreste vedere del caos e del contrasto, ok, all'esterno di voi, perché questo è il supporto che vi serve a capire che tutto sta andando nella vostra direzione. Potrete, allora, ragazzi, adesso vi parlo un attimo dell'amore. Laddove voi avevate una persona importante per voi, riceverete, vedrete all'esterno lo sgretolamento di quelle condizioni che non vi hanno fatto stare insieme fino a questo momento perché erano confuse. Se aveva altre circostanze dentro, altre relazioni, eccetera, riceverete l'aiuto di queste circostanze qua che parlano dello sgretolamento della confusione. Va bene? Questa persona sta vivendo dentro se stessa, si è confrontata questa persona con le circostanze karmiche o comunque sia con le circostanze che gravitavano intorno a voi e sta sgretolando la sua vecchia struttura di tenersi, di far vedere quella facciata lì. Si sta sgretolando tutto questo, ecco l'aiuto che ricevete rispetto all'amore. Qua, ragazze mie, potete anche nell'amore, se non c'è nessuno, avere una nuova persona che entra in gioco nella vostra vita, che è diversa, magari fa parte di un gruppo di amici che avete conosciuto e vi ha stupito questa persona, vi ha attratto magari, però non l'avreste mai considerata come vostro partner, ok? Fatto sta che all'esterno di voi questa persona si può presentare come vostro partner, come questa possibilità.
vi viene chiesto di aprirvi al nuovo, perché il vecchio sé si sta sgretolando. Questa persona contiene delle informazioni importanti che fanno parte di quello che la vostra anima ha chiesto per rispetto a quello che state andando a manifestare. Ora, tutte le circostanze confuse vanno a vostro favore con questo aiuto che ricevete o a livello intuitivo, che sapete che quello che state andando a fare incontro, state andando incontro in questo mese è la manifestazione dei vostri assunti, e quindi voi vi siete aperte già al nuovo, avete fatto un grande lavoro e accompagnate il processo di sgretolamento del vecchio sé. Ok, andiamo a vedere che cosa viene integrato in questo mese. Condividere la fiamma, condividere la luce e la sapienza, angelo Melael, valore e determinazione. Ragazze mie, allora questa è una carta proprio indice del divino maschile che è in atto, cioè delle azioni conformi alla luce e alla sapienza. Tutto ciò che andate a proiettare in questo mese, comprese circostanze di persone e situazioni, sono conformi alla luce e alla sapienza nella pratica. Quindi la realtà fuori che si sgretola è funzionale ai vostri nuovi assunti, che siete legate al Padre, e quindi agli io sono, alle idee perfette che vanno a manifestarsi in questa realtà nuova 3D. Condividere la fiamma, cosa vuol dire? Condividete, oltre che molte fiamme gemelle stanno guardando, ma al di là di questo, la fiamma gemella cos'è? È l'idea perfetta dell'integrazione dell'uomo nuovo. Quindi andare a condividere la luce e la sapienza che vi portate dentro nella manifestazione della realtà 3D, con tutte le persone che vi sono intorno, la vostra saggezza, la vostra luce, con valore e determinazione dei doni spirituali che avete acquisito, con tutte le persone che vi sono intorno, sia nell'amore che nel lavoro. Ok, andiamo a vedere la porta che si apre per voi. Wow! Ragazze mie, la porta del sole! La porta del sole, che ha affinità con il sole e l'imperatore dei tarocchi, degli arcani maggiori. Allora, ragazze mie, anche il numero 14 corrispondente anche un po' alla temperanza, quindi la guarigione anche con la fiamma gemella laddove c'è l'unione di fiamma consapevole, perché la fiamma gemella, se già incarnata e l'avete già conosciuta, allora quella è la persona che è la persona destinata a voi, della vostra vita. Quindi questa è la figura ricorrente. Rispetto al fatto del il caos e contrasto all'esterno, per una persona specifica, soprattutto se fiamma, è quello che abbiamo detto prima. Vedrete sgretolarsi le situazioni karmiche di questa persona, e questo vedere sgretolate le situazioni voi lo accompagnerete, ed è proprio questo vedere fuori la manifestazione dei vostri assunti che vi dà l'aiuto. Anche la persona stessa nel dirvi determinate cose, a seconda dei casi. Quindi la porta del sole è attinente anche con l'imperatore, quindi con il sole, quindi anche con la figura paterna. Laddove voi, ragazze mie, riceverete anche un aiuto dalla figura paterna, se è sul piano di questa esistenza, per delle questioni che sono legate a delle questioni vostre, vicissitudini vostre. Figura paterna all'esterno di voi che sgretola il suo vecchio sé. Che vuol dire questa cosa? Anche un padre che è stato molto un eccesso da una parte, troppo affettuoso o troppo, diciamo, glaciale, si sgretola questa manifestazione qui, perché questa persona segue nuovi punti di vista, e quindi questa cosa vi dà un aiuto, ok? Cioè si stanno riformattando tutte le dinamiche, quindi vedrete un padre, oppure anche a livello energetico sentirete vostro padre più morbido o più flessibile, laddove l'avete visto più inflessibile. Fatto sta che c'è un eccesso che viene ridimensionato, ok? E quindi questo vi porta a manifestare all'esterno lo sgretolamento del vecchio sé, laddove avete visto un padre più freddo o più assente, ok? Si ridimensiona questo e vi porta, perché la carta della tribù significa anche, quindi per la persona fuori da te, il confronto con persone, dare credito a quelle persone anche più piccole di te, laddove pensavi che ci fossi solo tu, padre, ok, dare credito magari ai figli che da cui trai tu insegnamento, tu padre, ok? Quindi è a seconda dei casi, ragazze mie, quindi il padre condivide la fiamma e la sapienza del figlio e così via, e viceversa. Questo se è il vostro caso specifico. Laddove c'erano anche nelle circostanze lavorative una figura del padre incombente, non vi faceva uscire dal posto di lavoro,
se magari lavoravate col padre, ok, sto facendo tutte le sfaccettature, ragazze mie, questa cosa si sgretola perché viene offerto l'aiuto di dare credito e dare voce alla vostra individualità anche sul piano lavorativo. E laddove voi nel piano lavorativo, per esempio, avevate un condizionamento paterno o troppo da un senso, troppo dall'altro, un troppo dover fare o non dover fare, questo condizionamento esterno si va a sgretolare andando a manifestare nel lavoro le vostre potenzialità che sono state tenute bloccate fino a questo momento perché c'era un archetipo depotenziante del padre su di voi e quindi andrete a manifestare la vostra sapienza, la vostra luce per i doni che avete acquisito grazie a questo percorso iniziatico e evolutivo. Ora, la porta del sole, quindi nel lavoro c'è una persona, anche una figura importante che vi aiuta, vi sostiene nel fare quell'aiuto, vi sostiene nel fare quello in cui voi credete, ok? Nell'amore, la porta del sole, se fiamma gemella, è la persona della vostra vita, che tiene conto del laddove soprattutto abbiamo situazioni di fiamme, vi invito a guardare il mio video sulle fiamme gemelle, ok? Laddove abbiamo situazioni di fiamme, laddove non aveva considerato voi. Se siete la fiamma femminile, anche se sei uomo, c'è cioè la parte più sensibile, come ripeto sempre, non aveva considerato la parte compassionevole, la parte della magia della vita, il lasciarsi fluire con gli eventi, l'amore puro, allora inizia a considerare questo amore perché la vita l'ha portato sulla strada dell'amore, perché il divino maschile si sta riformattando al divino femminile, cioè seguire i dettami del cuore, che non sono più legati espressivamente alla materia, la materia, la materia, ossessioni karmiche sulla materia, raggiungere profitto sulla materia, essere legati più alle cose, all'apparenza, al servire l'ego piuttosto che servire l'anima. Adesso il divino maschile inizia a servire l'anima piuttosto che l'ego. Quindi vengono debellate in questo mese circostanze karmiche laddove si è servito l'ego. Anche persone che avevano altre relazioni karmiche, magari trovate sul posto di lavoro, eccetera, ok? Ci si confronta con se stessi, con la parte più piccola qui, dice, no? Col bambino interiore. E questo porta l'altra persona a destrutturare quelle strutture egoiche, a condividere la sapienza. Wow, ragazze mie, meraviglioso! Ok, adesso mettiamo qua, mettiamo qua, così, e ci mettiamo i nostri tarocchi delle stelle, piccoli tarocchi pratici da borsetta, 6 metri per 4. Ci vuole un tavolo solo per questi tarocchi. Allora, vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi del Gemelli nel mese di luglio. Nel mese di luglio. Vediamo. Qua nel lavoro porterete un esempio, ragazze mie. Qua darete anche tanto aiuto nel lavoro a portare il vostro esempio di luce e sapienza, con determinazione. Allora, vediamo per i miei ragazzi del Gemelli. Da dove partiamo? Energia che volge al nostro positivo. Cos'è che ci apprestiamo a superare in questo mese? Cos'è accaduto nel passato? Futuro? Passato? Futuro? Energia che chiude. Il succo di tutto qual è? Vittoria, ragazze mie, 9 di coppe, pieno a pagamento emotivo, si realizza un desiderio. Wow, ok, andiamo a vedere da dove partiamo. Dal 6 di spade, dalla via difficile. Che vuol dire questa via difficile? Che voi attualmente, appena guardate questo video, state andando fuori dall'autosabotaggio, state andando fuori a livello mentale da quelle conflittualità che non hanno permesso fino a questo momento di avere una vita di successo. Uscite fuori da questo, eh? A positivo che abbiamo? La papessa, il mistero di Iside, meditazione. Al positivo avete il vostro intuito, vi lasciate guidare dalla vostra voce interiore. Vi lasciate guidare dalla vostra sapienza, dalla vostra maestria e proprio vi lasciate guidare da ciò che vi arriva intuitivamente. Bellissimo. E quindi andate a fare un discernimento tra il pensiero che arriva a livello logico e quell'intuizione che è qualcosa di puro. Il pensiero è qualcosa frutto dei vecchi condizionamenti, arriva attraverso un procedimento logico e quindi la logica è frutto dei vecchi costrutti. Uscite fuori da questo perché vi lasciate guidare dall'intuizione, ciò che arriva come un lampo, grazie al lavoro su voi stesse che avete fatto.
E anche al positivo avete anche dei segreti che vengono rivelati. Vediamo cosa ci apprestiamo a superare. No, ragazzi, non ci credo. Questa è la carta. Ne devo prendere un'altra. Questa è la carta dei tarocchi. Cioè, aspettate un attimo, dove li ho messi? Ecco, vabbè, la prendiamo così. Ecco, la carta dei tarocchi delle stelle. La mettiamo qua, vediamo. Allora. Vediamo cosa ci apprestiamo a superare. Superare il superamento. Ci apprestiamo a superare il sette di bastoni. Superiamo gli ostacoli e le difficoltà inerenti a tutto quello dove voi vi siete sentite che dovevate superare voi stesse. Ok? Ci apprestiamo a superare anche la voglia proprio di superarci. Va bene? Quindi ci apprestiamo a superare tutti gli ostacoli e le barriere che ci hanno impedito fino a questo momento di sentire l'intuito. E di essere guidate verso il nostro successo, verso questo 9 di coppe. Ok, che è successo qua? Impresa, 3 di bastoni, torre. Allora, ragazze mie, qua superiamo una crisi che è arrivata, una rottura, comunque sia, qua, ragazze mie, superiamo. È come se noi abbiamo avuto una crisi interiore che può essere stata innescata da circostanze esterne. E quindi ci ha portato a destrutturare i vecchi condizionamenti, perché la torre cos'è? La torre è il fulmine che arriva sulle nostre presunte credenze di verità, che sono quelle che non riguardano l'io sono, che sono quelle che non riguardano il fatto di non sentirci potenti, di realizzare qualsiasi cosa sia nel nostro cuore. Quindi qua abbiamo avuto l'impresa nel recente passato, ecco perché noi attraversiamo completamente l'autosabotaggio, l'impresa del 3 di bastoni, di superare noi stesse, di superare le nostre vecchie credenze che le situazioni esterne ci hanno innescato distruggendocele. Una rottura di un rapporto, quello che è successo nel passato, oppure proprio le vecchie credenze, la torre è la presunzione di sapere delle cose che. Utilizzare il nostro potere creativo anche per far male, per superare gli altri con astuzia, ok? La torre proprio arriva quando Dio ti mette davanti delle circostanze che ti stanno dicendo hai sbagliato tutto, ricomincia da capo, ce la puoi fare. Quindi tu, questo è successo nel passato, hai avuto l'impresa di debellare le tue vecchie credenze, andando fuori oggi dall'autosabotaggio, superando te stessa, seguendo solo l'intuizione, non guardando le circostanze esterne, che sono frutto dei vecchi condizionamenti. Vediamo qua che succede. La forza, energia morale, virtù. Qua tu avrai la forza e il coraggio di manifestare il superamento delle tue vecchie dinamiche. Perché sei imperatrice, mamma ragazze mie. Qua avrai la forza, il coraggio di domare i tuoi istinti più bassi, la tua forza viene dall'intelletto, dalle virtù morali e qua vai con l'imperatrice, saggio dominio, fertilità, a manifestare te stessa o te stesso, con la forza, con l'intuito, grazie all'intuito, l'intuito ti darà la forza, l'intuito di sapere attraverso la conoscenza, la vera conoscenza di te e delle circostanze esterne, la conoscenza della legge, di andare con forza e con coraggio a manifestare tutta la tua crescita esponenziale nel lavoro, negli affetti, negli affari, anche grosse entrate di denaro. Ok? Ma qual è il senso di tutto questo? Il senso di tutto questo è che tu avrai la piena consapevolezza di poter creare tutto quello che vuoi. Wow! Ok, ecco perché è pieno a pagamento. Che succede qua? Carro, tre arcani maggiori sul quale il futuro non ci credo. Piena maestria, ragazze, realizzerete tutto quello che volete, seguendo il vostro intuito, nell'amore e negli affetti, pieno a pagamento. Quindi applica questa stesa ovunque. Ovunque. Adesso io ti dico anche una cosa, tu hai superato la via difficile, qua nell'amore, negli affetti, qua ci sarà una piena, il coraggio anche di una persona, perché la vai a proiettare all'esterno, di manifestare la crescita esponenziale di questo rapporto perché ti vede come un esempio e trionfare in quanto tale, perché gli istinti sono domati e di conseguenza le alte virtù morali anche di questa persona si paleseranno dando a te il pieno pagamento emotivo, si realizza un sogno, si realizza un desiderio. Ragazze mie, qua nel lavoro è la stessa cosa. Qua nel lavoro molti di voi se ne vanno da una circostanza che non fa più per loro, seguendo l'intuito, superano le loro debolezze.
con io sono coraggiosa, io sono forte, io sono creativa, io sono geniale, io sono unica, io sono forte, io sono coraggiosa, io sono il top del top. Nel lavoro, ragazze mie, voi realizzerete un progetto importante che ha a che fare con una crescita esponenziale. La capacità di sentirsi di andare da soli dritti a un punto e di raggiungere il massimo successo e essere seguiti proprio come guide. Mamma, ragazze mie, che estesa, meravigliosa. Seguendo solo il potere di Dio, il potere superiore che vive in te. Wow, adesso andiamo a vedere la forza di cosa ci parla per i miei ragazzi dei gemelli. Ragazze, qua c'è un piano a pagamento sul piano materiale. Qua c'è l'opportunità dell'asso di denari, si concretizza qualcosa di importante sul piano lavorativo. Le tue virtù morali vengono premiate. Pieno a pagamento, riconoscimenti pubblici anche. La ruota, e infatti c'è un cambio totale di vecchie dinamiche anche karmiche che ti portano questo assestamento sul piano concreto, grande opportunità lavorativa. L'imperatrice di cosa parla? Mi mettono tre arcani maggiori qui, quindi in tutte le circostanze, ragazze mie. L'imperatrice per i gemelli. L'imperatrice parla dell'eremita. Tu farai la scoperta che puoi manifestare tutto quello che vuoi. L'eremita ci parla, un altro arcano maggiore, di una grossa introspezione che il tuo potere personale tu lo scopri facendo luce dentro te stessa, che già l'hai fatta. Poi devi agire solo dall'interno. Questo ti dice l'eremita con l'imperatrice di prima carta. Agendo dall'interno, tu espandi il tuo potere nell'esterno, nella 3D. Questa è anche una nuova opportunità d'amore da parte di una persona che ha fatto un lungo viaggio introspettivo e ha consolidato te come sua donna dei sogni. Asso di bastoni, non c'è alcun dubbio, per ingravidare la nuova relazione o la relazione che ti appresti a vivere se è un rinnovo con una stessa persona. Il carro di cosa ci parla questo avanzamento? L'avanzamento parla del fatto che il 10 di bastoni vengono buttati a terra tutti i pesi, si è fatto già il grande sforzo di avanzare al di là dei pesi che ci possono essere, perché spinti da una forza maggiore, sia tua che di una persona, comunque sia tua anche nel lavoro, perché stai manifestando, ti senti maga, ti senti potente, lo sforzo di andare incontro a tutte quelle dinamiche che si sono potute presentare come dei pesi, ma sono state funzionali a far ingravidare il tuo potere. Okay? E di conseguenza lo vai a proiettare all'esterno. Questo caos e contrasto vedrai proprio quello che abbiamo detto all'inizio. L'aiuto ti viene dato dal tuo potere spirituale, che vedrai sgretolarsi situazioni che non fanno più parte del tuo nuovo sé, amorose e lavorative. Meraviglioso. Vediamo adesso per chi sta manifestando una persona specifica, che sia fiamma gemella o anima gemella. Non parlo delle karmiche perché le karmiche devono essere luse. Per le ragazze nuove che non sanno cos'è situazione karmica, fiamma gemella, invito a guardare i miei video sulla playlist, perché la tua maestria ti fa dire se sono karmiche, se sono anime gemelle, anime compagne, ok? Perché il succo delle fiamme gemelle che vivono all'interno di te, anche se non è incarnata o non l'hai ancora conosciuta, è quella di farti integrare il tuo potere personale e andare a manifestare l'equilibrio, l'armonia, la bellezza del mondo, al di là di tutto, ok? Per chi sta manifestando anima gemella o fiamma gemella, qua comunque sia, ragazzi miei, se non c'è nessuno, qua arrivano a go-go persone coraggiose che si fanno davanti a te come imperatrice, anche se sei uomo, degne di te. Ok? Persone nuove per molte di voi, che avete già conosciuto forse, o fanno parte di un gruppo di amici, o comunque arriveranno persone anche straniere. Ok? Perché voi realizzate un pieno appagamento emotivo qua, si realizza un desiderio, piena vittoria. Allora, per chi sta manifestando una persona specifica, per favore, per le mie ragazze e i miei ragazzi, agiatezza, ragazze mie, questa persona è anche una persona che vive nell'agio, anche nel lusso della vita, ok? Ma questa sei anche tu, perché qua c'è una donna raffigurata, piena consapevolezza della bellezza della vita per molte di voi, anche nell'agiatezza, nella piena abbondanza, ok? E quindi una persona che equivalente a te. Ancora, la persona specifica che stiamo manifestando, anima gemella, fiamma gemella. Anima gemella, fiamma gemella. Ragazze, non c'è dubbio, qua c'è il due di coppe. Piena felicità d'amore per l'agiatezza che avete ritrovato in voi stesse con le affermazioni e le assunzioni del Io sono. Molte lo vedono anche nella materia, avendo anche dei premi, dei riconoscimenti sul piano lavorativo, Ok, ancora, per chi sta manifestando una fiamma gemella, anima gemella. Torre anche qui. Sì, si è presa proprio
Anche qui che vuol dire questa torre che mi arriva come terza carta? Grazie al fatto si manifesta l'agiatezza della vera bellezza della vita, del vero amore, perché si è imparato dalla destrutturazione del vecchio ego, di come si dice, i presunti assunti di felicità. Non erano così, sono stati distrutti e si impara da questo. Ancora, per chi sta manifestando, eccesso, certo, asso di picche, qua c'è una piena abbondanza, dell'amore, della felicità e si godrà insieme dei frutti della vita. Temperanza, ossia la guarigione di quelle dinamiche laddove c'erano delle crisi, si riporta. Meraviglioso. Ragazze mie, è una stesa bomba meravigliosa. Adesso ti metto un Sephirion su cosa vai ad adempiere l'aiuto che ti viene offerto in questo mese. L'aiuto che ti viene offerto, a quale dinamica archetipica, simbolica, angelica corrisponde che ti dà quella luce e quella sapienza per le mie ragazze, i miei ragazzi del Gemelli? A cosa corrisponde l'aiuto che ti viene dato? Regno della chiara luce. Pieno superamento di quelle dinamiche, di quel 6 di spade e dell'autosabotaggio che ci siamo portati addosso fino a questo momento, che ci hanno impedito la manifestazione dei nostri massimi successi. Il regno della chiara luce, quindi a cosa corrisponde? Cos'è che andiamo a integrare? Qual è l'aiuto che ci viene offerto dal regno della chiara luce? Qual è l'aiuto che ci viene offerto dal regno della chiara luce? Cos'è che integriamo? Fondamento, sguardo interiore. Che ti ho detto qua? La papessa, sguardo interiore, l'intuito. E quindi il fondamento, lo sguardo interiore. Qua c'è una sagoma con il potere della terra e il potere del cielo. Siete al centro, avete il potere sugli elementi della terra e del cielo, come sopra, così sotto. La tua è sapienza. I tuoi sogni sono realistici? Lasciati ispirare, procedi. Ragazze, tutto quello che voi state immaginando, immemago agere, affermando è reale, procedi perché tutto è reale. Ragazze, è meraviglioso. È meraviglioso. Vediamo la dea corrispondente al vostro mese. Vediamo un po'. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del gemelli. Guarda, ragazze, la certezza. La certezza che i tuoi sogni sono reali. Ti leggo questa dea perché è meravigliosa. Tra l'altro, il numero 10, come la ruota gira a tuo favore. Numero 10. L'apparizione di questa dea che portò la magia nel mondo preannuncia la realizzazione dei tuoi desideri e dei tuoi sogni. Ci abbiamo 9 di coppe qua. Te l'ho detto prima. Qualunque sia la tua richiesta, questa dea ti dona la certezza che sei sulla strada giusta. Ora è tempo di credere che tutto ciò che hai seminato, pianificato e curato amorevolmente stia per sbocciare. Devi solo assecondare il flusso degli eventi, disponibile a cogliere la prossima occasione. C'è un tempo giusto per ogni cosa. Così come il terreno brullo custodisce la promessa di una nuova vita che riapparirà in primavera, quasi fosse un magico dono dall'invisibile al visibile. Allora questa dea ti offre la sua solida promessa di un futuro certo. Ragazze, è mondiale! Mondiale! Complimenti alle mie ragazze e ai miei ragazzi. Una stesa mondiale, non dico altro. Perché è pieno successo, abbiamo 3 arcani maggiori qua, guarda ragazzi miei, in tutti gli ambiti abbiate la certezza che tutto ciò che state affermando e immaginando è reale, si manifesterà, tante lo vedranno in questo mese, come abbiamo detto già all'inizio. Quindi ragazze mie, vi auguro veramente il massimo e godetevelo, godetevelo e godetevelo. Quindi ragazze mie, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.